È appena partita, è da poco partita. No, lascia stare un attimo le economie, non voglio parlare di soldi. La rivisitazione critica di Scirpa, che a torto, troppo a lungo, è stato considerato, ripeto, da un apparato critico troppo spesso piuttosto superficiale, un ottico cinetico dotatissimo, geniale, ma un po' in ritardo. L'aver rivisitato tutto il suo percorso artistico, tutti i suoi contatti ed i motivi per i quali, che non sono, salvo i materiali, i motivi per i quali arriva a questi ludoscopi, come li chiamerà, come li battezzerà Munari, lo portano ad essere rivisitato completamente. Quindi adesso non sarà questo, per l'amor del cielo, non, però per cortesia lo tengano ben presente. E se possono, se hanno un po' di tempo e se come artista, se non altro l'incuriosisce, leggano le ultime note, le note critiche di Meneguzzo. E capiranno quanto si è sbagliato a definirlo un ottico cinetico in ritardo. Ne abbiamo già parlato in precedenza, quindi non voglio ripetere, magari vi disturbo, la presentazione precedente. Non lo so, l'asta a cui facevo riferimento prima inizia i primissimi giorni di febbraio. Ripeto, ce n'è uno in Italia in vendita, all'asta, del 2007, partenza 10.000 euro. Ripeto, senza gara, solo conferma base vuol dire 13.000 euro, ma è del 2007, no dell'85. Per cortesia. E poi la delusione più grande, no, non è, ne parleremo domani, pomeriggio, sera, vedremo un po' con Marchegiani, è un caso questa sera, non può, è troppo brutto per essere vero. Ma se dovessi dire, forse ripeto perché è un artista che conosco benissimo, è straordinario, su Nielsen così con quello che sta accadendo, un metro di diametro.
Ecco, questa è la delusione più grossa. Neanche un intervento. Due chiamate all'inizio, che cos'è? Ero convinto, perché io non sento che cosa dicono, poi Marco mi dice, no, ma chiedevano chi fosse, invece ero convintissimo che l'avessero immediatamente inquadrato. Jorge Egelson. Jorge Eils. Allora, va bene, va bene, va bene. Grazie, perfetto. Scusi ancora. E poi andrebbe ricordato anche quello spettacolare griffa 1970. 1970, Giorgio Griffa, non anni 70, 1970, 67 centimetri per 168. Sì. Che opera. No, noi abbiamo proprio gli ultimissimi 10 minuti, se c'è qualcos'altro da valutare, da prendere in esame, se c'è il piacere di ritornare a dare un'occhiata al non poco, perché ripeto, lo facciamo un veloce riepilogo che così vieni Guido. Ripeto, alcune cose non li hanno minimamente sfiorati, il reticolo di Turcato del 58 come manco visto. Qui è continuato l'interesse, però che cosa possiamo fare, dove possiamo arrivare, signori? È del 1967 ed è uno dei più bei Jenkins che siano mai passati di qui. Se è questione di piccolo ritocco, io credo che anche al centralino siano disponibilissimi. Se l'idea è spendere come per opere di un altro livello, questo è impossibile. La Carlo Accardi, l'opera di Carlo Accardi del 1988. Ne riparleremo domani, è fuori discussione. Perché non, veramente non può, è una sorpresa, questa è una sorpresa in negativo, però vabbè, fa nulla. L'Ardesi alla lavagna, 45x45 del 1976 di Elio Marcheggiani. La grande opera, stavamo parlando un secondo fa, di Griffa, è del 1970. Bandiere, dal ciclo Amazzonia, 1993, Jorge Eielson, se domani hanno un po' di tempo, stasera magari erano stanchi, provino a prendere due informazioni intorno a questo signore, anche commerciali. Il Rotella del 1969, la piccola carta della Fioroni del 1970, tre opere di Piero Girardi, due da 50 cm per 50, questi Mango e l'Uva, e una centrale al numero 12, 30 cm per 30. A chiudere, due grandi artisti che
lavorano con la luce artificiale, un ludoscopio del 1985 di Paolo Scirpa, ed un 70 cm per 70 di Corsini. Beh, un set di un certo peso, un set di un certo livello, come d'altro canto si attendono nella lunedì sera di Orler. Sì, c'è onestamente qualche sorpresa c'è, ripeto, per me in assoluto, ma so che l'artista in Italia non è così conosciuto, è Leielson, però il Griffa e lo Scirpa insieme al Jenkins, insomma, avrebbero potuto coinvolgerli decisamente di più. Poi comunque, come da palinsesto, avremo anche le trasmissioni domani pomeriggio e domani sera, e mi diceva Marco, e spesso e volentieri accade anche che su alcune opere ci si prenda il tempo necessario, lo spazio necessario per riflettere, poi il giorno dopo magari facile giungano alcune conferme, me lo auguro.